Nella puntata di mercoledì 27 novembre di Affari Tuoi, il pubblico ha dovuto dire addio a Massimo, un tassista che ha saputo conquistare il cuore degli spettatori. Il suo percorso nel game show è stato caratterizzato da momenti di grande emozione e scelte audaci. Massimo, che ha recentemente condiviso il palco con Stefano De Martino, ha rivelato di avere già esperienza in quiz televisivi, avendo partecipato alla Ruota della Fortuna. Questa volta, però, il suo obiettivo era diverso: giocare insieme alla figlia di 21 anni, creando un legame speciale durante la competizione. La partita di Massimo è iniziata con un colpo di scena. Ha pescato lo zero come primo pacco, un segnale che ha sorpreso tutti. Nonostante l'inizio poco fortunato, il tassista ha mostrato grande determinazione, ballando con i suoi compagni e cercando di mantenere alto il morale. I suoi calzini decorati con disegni divertenti hanno aggiunto un tocco di leggerezza a una serata che si preannunciava intensa. Tuttavia, la fortuna ha continuato a giocare brutti scherzi, portandolo a perdere pacchi importanti, tra cui quello da 100.000 euro e successivamente anche 50.000 euro. Nonostante le perdite, Massimo ha rifiutato un'offerta iniziale di 35.000 euro, dimostrando coraggio e fiducia nel tabellone. Dopo un secondo giro, l'offerta è aumentata a 47.000 euro, ma il tassista ha deciso di continuare a giocare, sperando in un colpo di fortuna. La tensione è aumentata quando ha perso 75.000 euro, ma la fortuna ha sorriso di nuovo quando ha pescato un pacco blu, portando l'offerta a 52.000 euro. Con un pensiero affettuoso per De Martino e la moglie, Massimo ha deciso di accettare l'offerta nonostante i 200.000 e 300.000 euro ancora in gioco. La scelta si è rivelata cruciale. Aprendo il suo pacco, ha trovato solo 100 euro, ma l'emozione del momento e il supporto del pubblico